Insieme agli ospiti di oggi parleremo di transizione ecologica e tecnologie innovative. Coordina l'incontro Antonio Corradi, professore ordinario del Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria dell'Università di Bologna. Oggi abbiamo con noi Giampaolo Cimatti, che è di Tozzi Green, abbiamo Gianni Capra di Exe.it, abbiamo Filippo Bosi di Imola Informatica e Federico Pesci, che ci segue da remoto, da Londra, di H2Go Power. Tozzi Green è un'azienda che offre soluzioni chiave in mano per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di impianti energetici per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Facciamo questo sviluppando prodotti industriali che siano in grado di produrre, immagazzinare, distribuire ed utilizzare l'energia elettrica in modo efficiente e sostenibile. E la nostra missione è quella di lavorare insieme alle imprese e ai territori per la creazione di un mondo che sia alimentato da fonti energetiche rinnovabili. E il nostro lavoro permette di evitare l'emissione di CO2 di oltre 160.000 tonnellate, quindi si tratta di un risultato molto importante. Vediamo che al 2050 l'obiettivo è quello di coprire oltre il 60% della produzione energetica mediante fonti energetiche rinnovabili. L'unico idrogeno che è in grado di fornire un contributo alla decarbonizzazione ed è sostenibile è l'idrogeno verde, ovvero l'idrogeno che viene prodotto partendo da energia rinnovabile e da acqua. In altri termini, Exe.it gestisce un data center. Non tutti sanno che i data center costituiscono una fonte di emissione veramente molto rilevante. Noi crediamo che la condivisione aperta della conoscenza sia la base dell'innovazione. Noi siamo storicamente un'azienda di consulenza IT, svolgiamo consulenze da più di 20 anni in ambito bancario e assicurativo, e per noi l'innovazione è la base di tutto. H2Go Power ci occupiamo di idrogeno e soprattutto di sistemi di stoccaggio e immagazzinamento di idrogeno, ma non lo facciamo in maniera convenzionale, bensì utilizziamo il legame chimico che l'idrogeno può formare con altri materiali, nel nostro caso materiali solidi, per poter poi parlare di stoccaggio di idrogeno in stato solido. Ad H2Go Power utilizziamo invece una tecnologia, come ho detto, che non utilizza né pressioni elevate né temperature basse, ma sfruttiamo questo legame chimico che l'idrogeno può formare reversibilmente con altri materiali per poterlo stoccare in fase solida. I nostri sistemi hanno una densità molto maggiore rispetto ai sistemi di stoccaggio convenzionale, quindi possiamo stoccare una grande quantità di idrogeno in un volume ridotto nel momento in cui lo compariamo a sistemi di stoccaggio a livello gassoso. Allora, abbiamo parlato di transizione ecologica, che chiaramente deve essere supportata dalla sostenibilità, che quindi si deve intrecciare con tutta una serie di sfide che sono sia tecnologiche sia sociali, l'abbiamo già capito molto bene. Quali sono le sfide che voi affrontate più spesso nella vostra azienda? Da una parte la sfida grossa è convincere i clienti che è possibile fare le cose in un modo differente. Sul collegamento col locale è quello di creare cultura, nel nostro caso cultura informatica, che va magari anche un po' controcorrente, magari iniziare a dire: bene, è bello il data center piccolo a emissioni zero perché unisce una serie di vantaggi che sono comunque interessanti. Noi siamo una realtà ravennate, comunque molto radicata sul territorio. A livello più strategico diciamo che i confini territoriali locali sono stati superati andando con le imprese in Madagascar e con l'impresa in Perù. Sì,
Sappiamo che l'Europa ha messo degli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050, che per essere raggiunti hanno bisogno di uno sviluppo tecnologico che al momento manca. Grazie a tutti. Grazie.